Salve ascoltatori, una voce che solleva il morale in quanto sono giù, in quanto sono giù. Sì, sto facendo questo bellissimo ponte per andare alla Ipercoppe. Devo dire, ho pensato, ho dedotto che forse non viaggerò più, ma mi sembra un anticipo della mia vecchiaia, un anticipo. E devo dire che con amarezza agli ascoltatori di YouTubisti che ho avuto tante tante visualizzazioni in un canale, non questo canale, l'altro, ma devo dire che purtroppo come è situato il periodo, penso che venga come l'anno scorso in marzo. I weekend sono sempre zona rossa, zona rossa. Oggi è stato l'unico giorno in zona arancione, però io non ho potuto prendere il bus passati completo. Gli stornelli della metro rossa si sono bloccati 3 volte per la troppa gente. E devo dare è un addio, non lo so cosa dire, magari un arrivederci a un lungo periodo prossimamente. Addio alle belle passeggiate del Lago Maggiore, addio alla Valtellina, addio. Io mi chiedo, ma anche se una regina o un re ha tutto nel suo habitat, ha tutto, ma se non ha la capacità, la libertà di muoversi, di andare dove lei desidera, dove lui vorrebbe andare, non ha motivo di sussistere. Un mondo così grande dove io sono a Baggio, sebbene io abbia 5 laghetti, ma sono qua, sono sempre qua. E è questo che ho voluto spiegarmi. Anche se uno ha tutto nel suo mondo intorno a lui, ma non ha la libertà di cercare un altrove disabitato in un altro luogo, è lo stesso prigione. Sì, capisco, la prigione per me è più stare in casa, però adesso la possibilità di viaggiare nei 5 laghi. Guardate che bel punto sono ora, panoramico, Ipercoppe. Vado lì, posso stare dentro, ci sono i negozi, ma non è il mio genere di vita questo, non è il mio genere. Io amavo fare le passeggiate in Valtellina, in Val Chiavenna, ma forse devo dare un addio lungo, per un diverso periodo, perché come è situato il governo tuttora dal CPM. E si andrà ogni weekend a zona rossa e poi fare l'abbonamento ovunque in Lombardia, che per me era conveniente. Devo provvisoriamente escluderlo dalla mia mente, questo girovagare. Mi accontento oggi, ogni giorno di fare 6-7 km a piedi qua intorno alla zona di Bisceglie. Sono contento, almeno cammino, però qui già conosco tutto. Il mio mondo era di cercare un altrove, un altro luogo per vedere le belle montagne, le belle valli, ma purtroppo siamo in una situazione un po' critica e l'Italia rispetto agli altri paesi è un po' meno. Guardare che bello sono qua, che belle queste vie. Questo piazzale della zona capolinea della metro rossa, ma ogni abbonamento è sospeso fino a un certo periodo. E non so che altri YouTube potrei fare per entusiasmare gli spettatori, i video che mi ascoltano. Se volete, scrivetemi, alcuni sanno il mio WhatsApp, altri hanno il nominativo dei commenti in fondo a ogni canale che io faccio. Scrivetemi per salutare. Vi dico per ora un arrivederci. Questo YouTube della sera del 4 gennaio 2020. Aldo è qua. Aldo.